Cosa ci potevamo inventare in Italia per discutere del nulla? La questione del merito. Allora, la destra ha aggiunto merito al Ministero dell'Istruzione, che vuol dire niente, è come aggiungere bontà a quello del welfare. E dall'altro lato, subito, la sinistra non ha perso tempo, ha detto il merito è classista. Ora, in mezzo a queste due posizioni che non vogliono dire niente, c'è la questione del merito, una questione vera, perché il merito non è rappresentato dai risultati che si raggiungono, ma dai risultati che si raggiungono rispetto alle posizioni di partenza. Cioè, se una persona si laurea venendo da una famiglia che è svantaggiata o difficile o complicata o priva di risorse, è chiaro che gli va riconosciuto più di quello che viene riconosciuto a me per laurearmi, perché io ho condizioni più semplici. E quindi cosa fa lo Stato? Beh, lo Stato lo premia, lo aiuta, gli dà le borse di studio, lo supporta, gli fa il tempo pieno in tutte i gradi di studio, lo aiuta a avviarsi alla lettura, gli fornisce i libri gratuitamente. Questo è lo sforzo. E parlare di merito, che è una questione complessa, va fatto a partire da, come posso dire, la concretezza che usare questo valore implica, e implica un lavoro potentissimo che in Italia non viene fatto su questo tema. E la seconda questione è: obiezione, io non posso parlare di merito perché vengo da una famiglia agiata. Ma questa è una stupidaggine. Chiunque, qualunque sia la tua posizione di partenza, ci sono comportamenti che sono meritori e comportamenti che non sono meritori. È meritorio il fatto di cercare, per esempio, se, come è accaduto a me, guadagnando molto come manager, di dire no, io preferisco guadagnare meno ma cercare di dare indietro qualcosa al paese. Credo che sia meritorio. E se noi stabiliamo il principio per cui chi è abbiente non può avere merito in ogni caso, cioè non c'è merito, beh, allora sdoganiamo tutti i comportamenti più egoisti possibili. Ecco, tutto questo è l'esempio, perché è interessante, è una discussione fessa, ma è l'esempio del dibattito sul nulla che si fa in Italia. Invece di cercare di capire cosa implica l'adozione del merito come parametro per premiare le persone, che è una discussione complessa, discutiamo del principio astratto del merito, aggiungendolo a un ministero o contestandolo per principio. Questo è il modo per far sì che questa società rimanga quello che è, una società profondamente ingiusta, una società profondamente ignorante, dove chi perde è sempre quello che parte da condizioni svantaggiate. Però intanto parliamo del merito.